Buonasera a tutti e benvenuti, un saluto a tutti voi. Questa sera l'assente di Gallo sta... Dicevo buonasera a tutti, il Gallo sta continuando a fare in questi venerdì degli incontri di approfondimento sulle principali tematiche agricole, un poco per dare risposta agli agricoltori che ce ne fanno sempre più richiesta, un poco per cercare noi stessi di capire come meglio comportarci con i fondi comunitari. Come sapete, il GAL sta completando la vecchia programmazione con un buon successo, aspettiamo di intervento da parte di qualche ulteriore beneficiario. E nel frattempo ci stiamo avviando la nuova programmazione, una programmazione che come al solito abbiamo fatto dove siamo stati già finanziati, ascoltando. E in tutta quest'ultima programmazione è uscito fuori il problema della qualità, cioè cercare di capire come attraverso la qualità si può fare anche sviluppo locale, sviluppo partecipato. E stasera parleremo di un problema molto importante che il riconoscimento alla come prodotto agricolo della tradizione. Il prodotto agricolo della tradizione è stato un tema che il GAL ha trattato, è bello poterlo festeggiare, poterlo pubblicare assieme all'amministrazione, perché è un percorso che insieme a un gruppo di amici è nato e che può dare poi anche attraverso l'opera del GAL l'amministrazione ha portato avanti e abbiamo raggiunto questo importante risultato. Parleremo con esperti locali e parleremo anche con esperti che ci hanno raggiunto dalla Basilicata, che io saluto, c'è il presidente nazionale di Assoclus Italia e il responsabile della Commissione della Fauna della Basilicata, il GP, oltre al nostro presidente, mentre l'assessore che è stato bloccato da loro, l'assessore regionale, ci porta tutti, ma credo che intenderà per il tempo. Ora, prima di iniziare i lavori lascio subito la parola al nostro sindaco per dare i saluti. Prego. Grazie direttore. Allora, intanto benvenuti e benvenuti a tutti. Per la comunità di Guagnano oggi è un momento importante. Da quando ci siamo candidati abbiamo sempre detto che a Guagnano c'era bisogno di lavorare per far riconoscere un prodotto storico che ci caratterizza da moltissimi anni, veramente unico, perché l'uva cardina di Guagnano per sue specificità possiamo dire che si può produrre solo a Guagnano ed è una cosa veramente rara e noi avevamo bisogno di un percorso che mettesse a valore tutto il lavoro che negli anni innanzitutto chi coltiva l'uva cardina, e vedo coltivatori, produttori qui dentro che sono gli assoluti protagonisti di questa giornata. Noi ci abbiamo messo il di più, ma senza di voi, senza chi in questi anni anche di difficoltà enormi, perché parliamo di un prodotto che è diventato davvero di nicchia, perché negli anni la sua quantità si è ridotta moltissimo, ma grazie a chi con coraggio, con determinazione, ma anche con una passione unica, perché ci vuole amore portare avanti una produzione del genere, io sono qui innanzitutto per ringraziarli a nome di tutta la comunità e parto da loro. Era importante fare questo percorso, avevamo tante idee, potevamo percorrere tante strade per dare alla Cardinal un riconoscimento. Quello della PAC ci è sembrato quello maggiormente percorribile, ma anche quello in questo momento di maggior valore. Non è detto che ci fermeremo qui, ci sono anche altre idee in campo che oggi non svelo, ma questo è un primo passo molto molto importante. E avevamo bisogno di una partnership autorevole. E chi meglio del GAL sui territori, insieme ai comuni, può lavorare per mettere a valore quelli che sono i nostri prodotti. Quindi insieme al presidente Cosimo Durante, ma insieme anche al consigliere del GAL di Guagnano, già sindaco Fernando Leone, insomma abbiamo cominciato a discutere e a capire come dovevamo partire. Avevamo bisogno innanzitutto di chi ci facesse e ci portasse avanti un istruttore, perché poi per farsi riconoscere dal Ministero e poi dalla Regione bisogna fare un percorso, e in questo percorso poi ce lo racconterà Massimo Vaglio che ci ha seguito e che ringrazio per
per la sua presenza. Oggi finalmente restituiamo dignità a un prodotto unico. È chiaro che questo è un primo passo, solo un primo passo, perché poi avremo bisogno innanzitutto di tutto quel lavoro di comunicazione e di brandizzazione. Ovviamente sarà un percorso che partirà a brevissimo, anche qui mettendo in campo professionalità, perché di questo abbiamo bisogno. Perciò poi ci incontreremo con chi coltiva Luca Cardinal, perché avremo bisogno di un vero e proprio brand e di lavorare tutti insieme. Ovviamente l'obiettivo più ambizioso qual è? È quello di dire ai nostri giovani: prima o poi converrà, perché farà economia, perché di questo anche parliamo, non solo di amore e di passione per un prodotto di nicchia, tornare a coltivare un prodotto che può avere grandissime potenzialità. Luca Cardinal aveva tutto per avere il riconoscimento marchio, perché unisce insieme territorio, unisce insieme tradizione, unisce insieme tecniche di lavorazione, unisce insieme storicità. E devo dire che grazie alla prologo di Guagnano, oggi è presente qui il presidente Antonio Congedo, che ringrazio, ma tutti i presidenti precedenti hanno dato la possibilità a Massimo, che ha fatto questo istruttore, di dimostrare che questo è un prodotto che è coltivato, che è promosso da più di 25 anni, è un altro presupposto assoluto, imprescindibile. In questo la prologo è stata determinante, quindi è un lavoro di squadra che oggi porta a questo primo passo. Lo dico, un primo passo che senza i successivi non avrebbe valore, ma noi abbiamo tutta la determinazione di portare avanti questo concetto, perché Guagnano è questo. I brand sono due, Cuba Cardinal e ovviamente Terra del Negramaro, che è quello che ci contraddistingue, cioè, da moltissimi anni. Oggi avremo anche la possibilità di avere finalmente Donato Bentassuglia, che è una persona per noi determinante, e chiudo, perché se a Guagnano faremo anche quest'anno Terra del Negramaro Festival, sarà grazie all'enorme contributo e sostegno dell'assessorato regionale all'agricoltura. Quindi grazie a tutti. Grazie Sindaco, salutando tu Massimo che mi ha sfuggito, per ricevere una notizia di e la persona tecnica che ci ha aiutato in questo percorso che abbiamo fatto insieme a me in persona. Ora darei subito la parola all'assessore che vedo collegato qua con noi per portarci i saluti. Prego, assessore, un attimo che... Eccoci, pronto? Sì, mi sentite? Perfettamente. Allora, buon pomeriggio e vi chiedo scusa se questa convocazione straordinaria del Consiglio, ma su un tema importante come quello di acquedotto, non mi ha portato lì a Guagnano. Recupereremo, perché state facendo un buon lavoro, lo dico all'amministrazione, lo dico al Presidente Durante, al Presidente Vanneo, con tutta la squadra degli operatori economici e del partenariato, che mi stanno dando una grande mano, e grazie a questo lavoro tutti insieme stiamo producendo molti atti e molte attività importanti per la Puglia. Lo dico perché voi in questa giornata lavorate sul fatto e lavorate sulle produzioni vostre, che non sono solo quelle accennate. Noi abbiamo una grande opportunità di riscoprire la biodiversità, di metterla in vetrina e di lavorare all'interno delle aree omogenee. Pensando al Gallo per il lavoro che ha fatto in quel territorio, per quello che potrà fare, perché ho visto le esperienze che sono nate anche in termini di cooperazione e di reti che si sono sviluppate, penso che proprio la parcellizzazione dei comuni e la parcellizzazione anche degli operatori possa diventare anche questo un elemento di novità assoluta, di guardare in termini culturali diversi all'approccio alle produzioni storiche e locali del nostro territorio. Lo dico, diciamo, in maniera convinta, perché mercoledì ho avuto modo anche di fare un saluto a Cosimo a Roma, perché è sempre disponibile nelle relazioni con il territorio a favore della Puglia e avvicinare anche le diverse istituzioni. Questo è quello che sta alla base del lavoro serio di uno di noi. Bene, io sono andato proprio in questa direzione, perché proprio la conservazione della biodiversità, ma lavorare sulle nuove cultivar e lavorare su una diversificazione che tenga dentro intanto la nostra biodiversità, intanto la rete
che si muove intorno a tutto ciò, guardando i temi innovativi e di rinnovamento culturale anche al futuro, partendo dalla biodiversità, ma sapendo che abbiamo bisogno di adeguare anche gli impianti, i sistemi di impianto delle nostre coltivazioni a quello che è il cambiamento climatico, a quello che è l'uso delle acque, a quello che dobbiamo sviluppare anche velocemente. Io purtroppo lamento sempre i ritardi dal punto di vista della burocrazia e dell'appesantimento burocratico anche delle interlocuzioni. Questo è un tema che ho posto al governo mercoledì, perché mentre prima dialogavamo solo con Bruxelles, regione per regione, adesso dobbiamo dialogare all'interno del piano nazionale per il nuovo complemento di sviluppo. Ecco perché già ieri di ritorno da Roma ho lavorato con il presidente Pauliceni all'Agenzia di Sviluppo Locale, perché gli strumenti che penso possono essere messi a disposizione non per duplicare i soggetti, ma per semplificare anche ai comuni al partenariato la possibilità di distinguere tra il lavoro di formazione tecnico delle strutture, che possono essere i CAP per ogni azienda, ma possono essere anche gli operatori intesi come agronomi e soprattutto gli ordini professionali, che proprio sul vostro territorio mi hanno dato una grande mano in questi 3 anni, e lavorare tutti insieme a sviluppare un futuro completamente diverso, che parta dal campanile, che ha una grande opportunità e chance, ma dal campanile guarda le aree omogenee per fissare, diciamo, a livello locale delle politiche di sviluppo sostenibili, queste le diamo per scontato, ma che diano e avvicinino i ragazzi. Io sono molto molto fiducioso, perché i dati pubblicati oggi di un 15% in più di export e di una verifica puntuale del mercato internazionale sulla nostra produzione di qualità. Poi diciamo, fine settimana scorsa sono stato a Trieste, noi in 3 giorni ad Olio Capitale, e l'altro giorno il 60% dei nostri operatori aveva terminato l'olio che si era portato dietro, oltre a fare i contatti. Cosa voglio dire? La prospettiva secondo me è molto buona, nella misura in cui uniamo le forze e diamo questa sostenibilità economica alle aziende, senza la quale le aziende non vanno avanti. Ecco, dobbiamo strutturarci in maniera semplice ma efficace, puntando dalla ripartenza dal territorio, ma inteso come biodiversità, e innovandoci per innovare. Tutte le politiche regionali e quelle all'interno del piano nazionale saranno utilizzate a pieno, senza fraintendimenti, senza polemiche sterili, che qualcuno dice perché un punteggio in più al Salento, perché c'è il Salento, così non faccio fare polemica a chi dal Salento dice non guardiamo le aree interne che non sono più quelle di una volta. Noi abbiamo bisogno di unire e di fare massa critica tra i sistemi economici e produttivi pugliesi, perché il brand Puglia attira. Se lavoriamo in questa direzione, io sono convintamente convinto che la strada è quella giusta, molto faticosa, non ci regali, non ci regalerà niente nessuno, per carità, ma saremo nella condizione di competere. Per cui io vi saluto, vi auguro un buon lavoro, continuerò a seguire fino a quando, diciamo, parto da Bari, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, quindi seguirò le relazioni, perché a me servono quelle per avere il quadro di insieme e consentire in chiusura di salutare tutti voi, ma soprattutto coloro i quali in tema di università e ricerca ci stanno dando una grande mano e ci hanno aiutato a fare avanzamenti importanti che saranno lo snodo per il futuro. Buon lavoro a tutti. Grazie Assessore, grazie per la tua sempre grande disponibilità e per soprattutto la vicinanza che stai dimostrando in tutto il Salento, in questo territorio, nel territorio di Terra d'Arneo. È chiaro che noi ci sentiremo successivamente rispetto anche alla sintesi di tutti questi workshop che stiamo portando avanti compiutamente, d'intesa con le civiche amministrazioni, su tutti e 12 comuni del territorio di Galla Terra d'Arneo, ma principalmente su temi molto importanti, in maniera tale da poter far sintesi. Al sindaco mi sono permesso di comunicare in maniera anche molto leale
quanto gli argomenti che noi abbiamo affrontato mercoledì scorso in Roma, e fra l'altro gli ho ribadito la tua attenzione proprio rispetto alla festival ormai nazionale di grande interesse, non solo della terra d'Arneo, per dire come loro della terra del Negromaro, e che la Regione Puglia, come mi hai ovviamente convintamente detto, che continuerà a sostenere insieme alla Note Fiorite di Cerano ed altre manifestazioni che si svolgeranno in terra d'Arneo. Ecco perché io ancora devo introdurre l'argomento, però ci tenevo a ringraziarti, e forse sarebbe l'occasione, visto che c'è stato questo grande riconoscimento della PAT, di riferita al Nuova Cardinal, d'intesa con il presidente della Prologo Congedo, che è qui e che noi ringraziamo per il tanto impegno e sostegno a questa attività, insieme al compianto Fedele Ricciato, che da poco è scomparso, che è stato l'inventore, diciamo, della saga del Nuova Cardinal, e in continuità il presidente Congedo sta facendo l'applauso per ovviamente ha dato continuità al Prologo di Quagnano, che fra l'altro tutti sanno che, o meglio, dobbiamo dirlo, è anche socio della terra d'Arneo, e che certamente forse anche questa dovremmo vedere come attenzionarla a dovere. Ecco perché noi ti ringraziamo, noi continueremo i nostri lavori, so che tu c'hai una giunta anche in corso, mi è stato comunicato, quando ritieni ovviamente, sappiamo benissimo dell'attenzione che ci presti, ti chiedi magari libero e tranquillamente, e grazie veramente per la grande attenzione. Grazie Donato, grazie Assessore. Intanto prendo atto della vicinanza del nostro Assessore regionale, che ci carica di responsabilità e entusiasmo. Entusiasmo perché è bello aver ripreso questo percorso per dare la 20ª volta, magari il 7° anno porta avanti, è chiaro che essendo direttamente emanato e finanziato dalla regione, avere un assessore che mi sostiene è sempre importante. Un saluto particolare pure al consigliere dell'Agricoltura, della agricoltura, quando se no che quando dice la sindaco per il tempo, sì, ci dovrebbe raggiungere, ma non mi penso, ok, io ridò la parola al presidente Durante, che si è presentato con il saluto all'assessore, che poi è il nostro assessore, è la nostra cosa. Prego, presidente. Grazie. Diciamo che in parte abbiamo, con la presenza dell'assessore, con il saluto del sindaco, diciamo che siamo entrati già nel merito rispetto ad alcune questioni. E la mia dovrebbe essere l'introduzione e la presentazione del progetto rispetto alla misura 1.2 del piano di sviluppo rurale, che ci vede diffondere la conoscenza delle diverse pratiche a livello nazionale e internazionale sul nostro territorio come buone prassi da mutuare e soprattutto da mettere in dialogo, far dialogare con quelle che sono le attività ovviamente produttive rurali. E ci troviamo in un territorio straordinario di Quagnano, ricco di storia, di viticoltura e non solo, con cantine veramente straordinarie presenti che rappresentano la storia. Vedo il nostro amico della cantina Teoli che ci ha raggiunto nel frattempo, che sta facendo veramente conoscere tutto questo territorio, ma insieme a lui tante altre cantine sullo territorio di Quagnano che danno veramente lustro e peso alla terra d'Arneo. Vedi, sindaco, nel ringraziarti ovviamente per l'ospitalità e per tutto, poi descriveremo come è andato il tutto. A noi fa piacere ritornare su questo territorio. A me principalmente fa veramente emozione ritornare a Quagnano, perché specie per un certo periodo l'ho sentita quasi come una mia seconda, stavo per dire patria, ma la patria è una seconda appartenenza rispetto alle municipalità. Sono stato sempre molto legato e il Gallo della Arneo è stato sempre molto vicino da decenni ormai a queste parti, a questo territorio.
Quindi nel ringraziare la civica amministrazione, il sindaco per suo tramite, gli assessori presenti, i consiglieri comunali, a me fa piacere questa sera partire, o meglio, ripartire, perché siamo al quarto o quinto appuntamento di questa attività finanziata dal piano di sviluppo educato nell'ambito del nostro piano d'azione, perché mettersi a confronto, e questa volta su un prestigioso anche riconoscimento, diventa veramente interessante. Vedete, non è semplice alle ore 16 di pomeriggio avere una sala così gremita, così piena di tanti amici, tante persone, di uomini e donne che stanno qui non solo ad ascoltare, perché poi dopo, se ci saranno domande da porre, ovviamente noi non solo ascolteremo, ma cercheremo di affrontare con noi quel dialogo interessante. E ovviamente rispetto a questo sistema, nell'ambito dei sistemi agroalimentari, per noi è diventato fondamentale poter avere un'occasione per confrontarci rispetto anche al riconoscimento. Avere un riconoscimento PAT, in questo caso dell'uva Cardina, perché forse c'è una storia rispetto alla saga dell'uva, di forse mi dicevano di 40-42 anni. 42 anni la saga. 42, solo la saga. E come dicevo, abbiamo colto l'occasione per ringraziare chi ha voluto, allora, chi ha avuto l'intuizione, e ovviamente tutti coloro che hanno dato continuità, per noi diventa importante. E abbiamo voluto anche per farlo qui e mettere a confronto ovviamente un sistema molto importante, perché non basta dire abbiamo avuto il riconoscimento da parte, i passi successivi, sindaco, saranno ancora molto più intensi, più impegnativi, che ci dovrà vedere giorno dopo giorno a confrontarci rispetto a un riconoscimento voluto con forza, che nasce non a caso nell'Istituto Alberghiero da un'idea dell'Istituto Alberghiero a Nardò, dove il professore Valentino, che è qui in sala, ha avuto l'intuizione insieme al professore Massimo Paglio di fare una manifestazione, si chiama Paglio, di la partecipazione del CAD, allora anche tramite il consigliere Fernando Leone, che purtroppo infortunato non può essere presente, ci fu l'intuizione perché non cerchiamo di dare il riconoscimento della PAT come parte dell'uva cardinale a Guagnano, e da subito, trasmessa l'idea al sindaco, alla civica amministrazione, diciamo in maniera anche troppo celere, non hanno perso tempo, hanno dato subito l'incarico al tecnico di competenza e d'intesa ovviamente ci si è prodigato. Ha avuto questo riconoscimento attraverso e inserito nell'Atlante dei PAT, ovviamente inizia la grande sfida, e vedere tanta gente, tanti amici qui presenti, compreso anche la presenza di alcune organizzazioni agricole in sala, tipo Conforticoltura, Coldiretti ed altre, per noi è motivo di orgoglio. Tra l'altro, collegandoci con il mare e terra, tra l'altro abbiamo la presenza del segretario nazionale di Mare Amico, che addirittura, sapendo di questo convegno, rispetto ad alcune iniziative importanti di messa a valore dell'identità territoriale, cioè a mare e terra, vogliono inserire le nostre iniziative nel lavoro, con la loro collaborazione, nelle diverse iniziative che loro andranno a fare. E ovviamente l'agroalimentare, che è ormai di scuola, ha una caratteristica, ma soprattutto gode l'agroalimentare italiana di una indiscussa vocazione di qualità, per noi è punto di partenza, ma soprattutto punto di riferimento straordinario, e il comune obiettivo deve essere quello della riconoscibilità del prodotto, ma soprattutto di avere l'intuizione di come questo prodotto potrà fare la differenza rispetto a tutto quello che oggi è esistente, e che poi dobbiamo andare a cogliere quelle che sono le criticità rispetto alla grande idea di marketing, di comunicazione, produzione, messa a valore. Perché l'uva cardinale sappiamo benissimo che purtroppo rappresenta quasi una nicchia rispetto alla quantità. Ovviamente abbiamo dalla nostra una produzione di qualità, ma ovviamente dobbiamo cercare di trovare il modo come incentivare, come stimolare e come dare ovviamente un aiuto affinché tutto ciò possa progredire, ampliarsi, e anche perché la riconoscibilità di questa parte non è solo Guagnano, ma anche sul territorio di alcuni comuni limitrofi, che è molto importante. E mettersi a confronto rispetto ad un esperto di enogastronomia come Massimo, che tra l'altro con noi ha sempre collaborato anche per altri temi molto importanti, ci potrà dare la mano anche come giornalista enogastronomo, ma soprattutto gli effetti della riconoscibilità e di quanto può esprimere un territorio,
da mettere, come dicevo, a valore, diventa importante se lo confrontiamo con chi ovviamente sta sul territorio e sul territorio nazionale da tanti anni. E ovviamente il presidente di Assofrutti, il Baduzzi, Andrea Baduzzi, non è qui per caso. Io lo ricordo giovanissimo vice direttore dell'OP, una delle più grosse OP del Metapontino, di Scanzano Ionico, quando con la buon'anima di Stigliano, che purtroppo morì in giovanissima età con un infarto, riuscimmo, allora ero giovanissimo assessore provinciale all'agricoltura, riuscimmo a mettere in contatto la cooperativa San Rocco di Leverano per convincere quanto era importante trasformare quella cooperativa in OP e quindi per i produttori. È stato importante, adesso la cooperativa San Rocco abbiamo portato come una classi proprio l'altro venerdì insieme alla Presidente di Dalmercati, adesso genera milioni di fatturato rispetto ad una produzione di eccellenza. Adesso il giovane vice direttore di allora è diventato il presidente nazionale di Assofrutti, con il quale io ho collaborato anche con altri compiti di istituto quando ero al Ministero dell'Agricoltura, e abbiamo toccato con mano la qualità, ma soprattutto l'impegno e la passione per far sì che questo settore possa diventare. Loro producono anche tanta uva, producono tante fragole, producono, e per le fragole sono diventate ovviamente le fragole dopo, e il nostro amico Salvatore Degna ce ne parlerà ovviamente di questa esperienza, come addirittura una fragola, allora stanno cercando di farla diventare una fragola dopo. Oh, sembrerà strano, dice, perché non dobbiamo andare a comprare? Se ovviamente le buone prassi sono buone prassi che meritano attenzione, noi abbiamo il dovere spesso volentieri di copiare, e soprattutto di copiare bene. Ecco perché abbiamo voluto iniziare questo confronto, ma soprattutto porre l'occasione per non celebrare, mettere in evidenza questo grande riconoscimento voluto fortemente dalla civica amministrazione, non solo dalla civica amministrazione, ma dal territorio, perché quanto con l'altro Vergata, con l'altro per tutto il gruppo di azione locale della terra d'Ardea, insieme alle organizzazioni agricole, per noi è un motivo di orgoglio, ma questo orgoglio deve tramutarsi in successivi passi dove, puntualizzando e facendo una scaletta vera e propria, da domani ci dobbiamo mettere al lavoro, non solo come metterla a valore rispetto al marketing, che rimane marketing, ma soprattutto per come la quantità, la qualità, la tracciabilità e tutto il resto deve diventare una filiera interessante, da ovviamente far sì che il ritorno sia un ritorno positivo per tutto il nostro territorio. Dirò, noi dobbiamo pensare ad un ampliamento rispetto a quelle che ovviamente le piantagioni e l'esistenza eccetera, ma siccome entro il 15 maggio direttore lo anticipo prima delle conclusioni, così cominciamo già a riflettere, entro il 15 maggio noi da strategia di sviluppo locale che abbiamo avuto approvata dalla regione come nuova programmazione dovrà diventare piano di azione locale, noi dovremmo in questa strategia ovviamente individuare quelle start-up che devono essere funzionali anche per questo tipo di attività, in maniera tale che questi giovani possano comprendere quanto è importante, ma non solo, anche successivamente, ma non solo per il gruppo Cardinal, una startup per ovviamente mettere a valore tutto il sistema, dalla far conoscere la produzione, ovviamente i marchi, i vini che abbiamo, l'ortofrutta e tutto il resto. E con una startup da finanziare qualche giovane si potrà cimentare ovviamente per fare anche impresa. Siccome stiamo per definire le diverse azioni in maniera minuziosa, potrà essere l'occasione per incominciare a partire e a pensare rispetto all'esistente. Ma non dobbiamo inventarci niente di nuovo. Abbiamo A, quella dobbiamo farlo diventare B, C e D e conseguenzialmente farlo ovviamente diventare interprete di quello che potrà essere la positività da esprimere ancora su questo territorio. Dovevo fare solo ovviamente l'introduzione, perché poi a me toccano anche le conclusioni, purtroppo. Ma diciamo che su questo poi ne parleremo, perché le conclusioni vengono da sé, soprattutto se ci sarà il confronto.
con gli amici del pubblico che certamente ci daranno tutti i prossimi suggerimenti. Quindi io vi ringrazio ancora, passo la parola al dottore Olla che ovviamente coordinerà, e che ringrazio anche insieme a tutto lo staff del Gallo Terra d'Arneo per la collaborazione e per il grande impegno. Passo la parola in maniera tale da poter. Grazie Presidente, io devo cambiare questo incontro. Io ripeto, noi col Gallo abbiamo dato molte attività che abbiamo fatto per la qualità, quindi avere questi prodotti della tradizione, avere la possibilità su questi prodotti di creare azioni di sviluppo credo che sia doveroso, e comunque delle misure specifiche per la promozione di queste qualità di legge le abbiamo già previste nella programmazione. Quando poi nel prossimo incontro le presenteremo ne potremo parlare in maniera più detta. Io darei la parola al professore Massimo Valido perché così ci descrive com'è che siamo arrivati l'iter di questa nostra esperienza ha portato poi al riconoscimento della nostra lavoro. Massimo, a te. Massimo è un collaboratore di impegno, c'è tanta esperienza, con lui abbiamo parlato in altre vesti di altre parti, no? Mi ricordo i prodotti del mare, ti ricordo noi la scapescia di Capicoli, quindi parlare di portoresario e abbiamo promosso in tutto il territorio salentino queste specificità, magari faremo la stessa cosa con la Palermo. Buonasera a tutti. Quindi stiamo parlando dell'uva cardinale, quindi di questo prodotto straordinario, no? Che ha trovato nel territorio di Nardò, ovviamente è una varietà non autoctona, che viene da fuori, che però ha trovato nel territorio coltivata da circa il mezzo secolo, almeno il mezzo secolo nel territorio di Guagnano, dove ha trovato un ambiente ideale sotto il profilo sia vedologico che climatico, no? Un ambiente ideale per il suo sviluppo, tant'è che ha avuto anche un periodo di massima espressione, è stata veramente coltivata intensivamente, poi ovviamente più o meno poi ci sono come sempre, voglio dire, le cose purtroppo non sono per sempre e ci sono delle rivoluzioni, sono create praticamente quelle grandi piattaforme di commercializzazione dove normalmente avviene spesso che un prodotto che parte praticamente dal territorio dalla Sicilia per esempio, non so, da Metaponto arriva a Bologna o arriva praticamente a Fonti per poi ripartire e ritornare praticamente nella stessa Sicilia, nella stessa Puglia, perché si creano anche questi meccanismi quindi molto spesso dei prodotti si trovano fuori mercato anche per tutta una serie di motivazioni un po' particolari, no? Dettate più che altro dal mercato, ma non dalle caratteristiche qualitative del prodotto, che magari meriterebbe quello e l'altro. E purtroppo si trova fuori per tutta una serie di congiunture che portano praticamente il prodotto ad essere un po' emarginato. E uno spesso pensa, voglio dire, no, magari allora facciamo così, non so, implementiamo la produzione, facciamo una grande piantagione, un frigorifero e quant'altro. Tutto questo non serve a niente, tutti i prodotti praticamente del territorio, i prodotti che sono diventati tradizionali in un determinato territorio, sono dei prodotti che sono stati selezionati per la qualità organolettica, ovvero sia perché sono buoni. Purtroppo il fatto di essere buoni, di essere organoletticamente validi, spesso collide col fatto di essere poi in prodotti di grande commercializzazione, perché sono prodotti che spesso non reggono il trasporto centinaia di migliaia di chilometri di distanza, sono dei prodotti che perché per loro caratteristiche insite. Noi abbiamo per esempio l'esperienza, non so, gli altri prodotti, no? Del territorio salentino. Abbiamo per esempio l'esperienza della albicocca di Calabria, una albicocca meravigliosa. Ovviamente se noi prodotto che è stato sempre piantato e coltivato per il mercato locale, perché quella di bocca che è inimitabile come gusto, come cose straordinaria, come profumo, come sapore, come liquescenza, come caratteristica, ovviamente ha uno shelf life molto limitato. Una volta raccolta, 24-48 ore al massimo, dopodiché
e ammezzisce di dentro, diciamo così, diventa morbida, può essere solamente utilizzato per fare delle confetture. Lo stesso dicasi, ad esempio, non so, per le pere nostre locali, per la pera perugina, che è una pera squisita, una pera straordinaria, profumatissima, buonissima. E, peraltro arriva in un periodo in cui altre pere non ce ne sono, una piccia, che però dopo, appunto, dopo 12 giorni dalla maturazione ammezzisce, annerisce, quindi diventa poi la base per fare le marmellate, poter fare le cose. Lo stesso discorso, per esempio, lo pagano, lo cardina è un'uva straordinaria. Dal punto di vista organolettico credo che sia una delle uve assolutamente migliori. Non c'è bisogno di dirlo per peggeria perché stiamo guadagnando, diciamo io no, è buonissima veramente. Ma però ha un problema. Ha un problema che praticamente dopo 48 ore il raghide, il grappolo comincia ad appassire. Quindi è un'uva che deve essere il cui consumo, una volta sviluppato, riportata praticamente in auge, anche con una pubblicità, una volta brandizzata, una volta fatta un'opera di promozione e quant'altro, deve essere un'uva che deve rimanere per il mercato locale, dove può trovare veramente, noi abbiamo una grande provincia, provincia di Lecce, ma anche le province di Mitro e quant'altro, abbiamo un bacino tranquillamente grandissimo dove poter commercializzare praticamente l'uva, dove peraltro è già conosciuta, ha una certa notorietà, per cui è anche apprezzata, anche si capisce, voglio dire, che è un prodotto, che è un prodotto di valore, quindi viene anche recepita meglio che in un posto dove ancora deve andarsi a fare una strada. Per cui diciamo che alla fine serve poco, alla fine serve però, ecco, crederci nel prodotto e promuoverlo adeguatamente. Io faccio un esempio. Siccome sono stato anche l'estensore delle documentazioni per poter fare rientrare altri prodotti nell'elenco dei prodotti per le terre tradizionali, tipo la bocca di Aragon, che poi è un periodo è diventata pure il residuo sul fondo del contatto, la meloncella, la spiretta, sono tutti prodotti che sono stati praticamente l'istruttore è stata fatta. E porto l'esperienza, per esempio, non so, del pisello di San Nicola comparato con l'esperienza del pisello Nano di Zollino. Questo non lo conosceva nessuno, erano entrambi praticamente ignoti, se non una piccolissima nicchia di mercato locale. Il pisello riccio di San Nicola ha avuto praticamente un grandissimo commercio negli anni, fino agli anni 70, perché veniva commercializzato, veniva esportato nelle province di Roma, Napoli, sui mercati di Roma, di Napoli, come prodotto primaticcio, dove veniva venduto come prodotto, come pisello del lago Nocerino Sarnese, che lì sappiamo che lì nel lago Nocerino Sarnese ci sono terreni ricchi di potassio, quindi la dolcezza dei prodotti che si sviluppano in quella zona sono praticamente ineguagliabili. Era l'unico prodotto che poteva competere organoletticamente con il pisello del lago Nocerino Sarnese. In più però aveva il vantaggio di essere precoce, quindi voglio dire, è un prodotto però poi dopo, essendo molto onerosa per la raccolta, perché si tratta di baccelli molto piccoli e quant'altro, insomma, ci sono stati problemi, quindi la produzione del pisello Nano di Zollino e pisello Riccio di San Nicola, scusate, è andata mano a mano calando. Quindi per cui allora si è pensato bene, voglio dire, peraltro questa è stata una mia iniziativa, di portarlo, di promuoverlo, di cercare, infatti fatta la documentazione è stato inserito nell'elenco nell'elenco ministeriale, dove però ovviamente non ha avuto una spinta, un'attenzione particolare né dai coltivatori locali né dalle amministrazioni che non hanno ritenuto magari di spendersi più di tanto nella promozione di questo prodotto che avrebbe delle importanti caratteristiche invece. Invece una cosa diversa è successa praticamente a Zollino, dove questo prodotto, non è un canaccio disconosciuto, quindi era un pisello, veniva coltivato, veniva venduto a 2 euro al chilo, 2,50 come vengono venduti normalmente i piselli anonimi che troviamo banalmente nella carica, nelle cose. Adesso noi troviamo, dopo questa valorizzazione che è stata fatta, l'amministrazione ci ha creduto, l'amministrazione ha fatto persino dei monumenti, se si va a Zollino sono i monumenti in Pietra Recese, che rappresentano la fava Cuccia, la fava di Zollino e il pisello di Zollino. Ci sono state fatte delle sacche dedicate, adesso praticamente se noi andiamo nelle gastronomie di gran parte d'Italia, noi troviamo le confezioni
se non hanno un zollino, di 350 grammi, li troviamo a 7,00 euro alla produzione. Vuol dire che questo prodotto è sempre lo stesso, praticamente è passato da 2,50 euro al chilogrammo, è passato a 20 euro al chilogrammo, quindi ha avuto un incremento praticamente dell'800%, una cosa del genere. Per cui voglio dire, no, è stato qua, però c'è stato di chi ha creduto. Le cose purtroppo non possono viaggiare perché hanno bisogno di persone che portano praticamente questi prodotti all'attenzione. Per quanto riguarda l'uva Artinand, non l'uva Artinand, oltre ad essere, voglio dire, un prodotto qualitativamente sicuramente straordinario, anche dal punto di vista salutistico è un'uva pregiata. Perché? Perché c'è praticamente la cosiddetta amperoterapia, ovvero sia c'è praticamente questa tendenza, questa, diciamo, è una moda salutistica di depurarsi consumando per un certo periodo dell'anno solamente uva, che crea praticamente, sviluppa un'azione depurativa, no? Per dei radicali liberi e quant'altro, quindi crea praticamente, purifica praticamente l'organismo. Se noi ci andiamo a depurare l'organismo con l'amperoterapia di un'uva che raccolta in novembre, quella ha avuto trattamenti da marzo, da febbraio quando spunta, da marzo quando spunta, fino praticamente a novembre. Quindi nel calendario fisso praticamente ogni 15 giorni c'è stato un trattamento fitosanitario che sopra. Quindi ha accumulato una serie di residui e sicuramente, voglio dire, oltre, magari l'uva c'ha pure la sua quota di caratteristiche benefiche, però ci porterà pure una quota di residui che non sappiamo che cosa andranno a combinare con il nostro organismo. L'uva Cardinal, essendo un'uva precoce, non essendo un'uva primaticcia, essendo che si raccoglie praticamente a metà di luglio, è un'uva che ha avuto pochissimi trattamenti. Peraltro, voglio dire, i trattamenti anche molto grandi possono essere, non ha bisogno. Giustamente in quel periodo non si fanno gli antipotritici, non si fanno trattamenti più pesanti, si fanno trattamenti normali per noi e per la peronospora, che si possono fare anche con prodotti tranquillamente, voglio dire, accettati dall'agricoltura biologica. Per cui è l'uva che si presta meravigliosamente a fare, no, la cura, mentre la lampada della vita. Quindi è un'uva che ha delle caratteristiche, oltre che organolettiche, anche nutrizionali straordinarie. Per cui, diciamo così, che aveva tutte le caratteristiche per poter diventare un prodotto BAT e un prodotto sicuramente che può avere, io confido molto che possa avere un mercato, e il mercato, secondo me, il mercato che deve avere. Ma adesso che cosa si fa? No? Adesso, per esempio, quali sono i prodotti che sono andati a sostituire questi prodotti che noi avevamo, prodotti di prossimità, la pera virugina, bocca di calabone, una serie di prodotti, no? Oppure esempio, l'anguria, per esempio, di Nardò. L'anguria di Nardò era un'anguria quella tradizionale che si coltivava con una buccia sottilissima, croccante. Quando si mette in prova di mangiare una granita, quando ero bambino, ricordo queste angurie enormi, lunghissime, tipo nastro azzurro, tipo, che bisognava raccogliere. Si entrava la mattina nell'orto, la mattina presto, quando c'era la rugiata, si crepavano, senti, si andavano a crepare perché erano talmente turgide, talmente la scorza sottile, che si andavano a crepare. E bisognava raccogliere quando il sole era alto per cercare praticamente di non danneggiarle. Poi sono state sostituite perché poi da Crimson, no? È un'anguria che ha una scorza praticamente leggera in carico, poteva essere caricata praticamente fino a 2 metri di altezza e 2,50 metri, poteva arrivare fino in Germania così tranquillamente. Quindi tutti questi prodotti di altissima qualità, prodotti di produzione locale, sono stati poi sostituiti con i cosiddetti ideotipi, ovvero sia dei prodotti che avevano la forma, le caratteristiche magari della bocca, dell'anguria, dell'uva e quant'altro, però avevano poi le tre caratteristiche importantissime per il mercato odierno. Avevano la servevolezza, quindi si conservavano veramente a lungo, avevano invece resistenza al trasporto. E ovviamente per avere queste due cose, no, soprattutto la servevolezza, magari avevano anche meno zucchero, no? Che permettono di meno, hanno meno zucchero, e quindi hanno anche
quindi a svantaggio delle caratteristiche organolettiche sono ottenute praticamente, si sono rinforzate invece le caratteristiche dovute praticamente alla conservazione e alla resistenza al trasporto di queste cose. Quindi tranquillamente si può puntare ad avere invece a rivalutare le varietà locali, la biodiversità agraria del territorio, quindi che conserva tutte le caratteristiche organolettiche pregiate di questo territorio e che vengono conferite anche dal territorio per un mercato locale, per un mercato praticamente evitando praticamente i passaggi delle grandi piattaforme di commercializzazione e quant'altro, che altro non fanno che creare poi, voglio dire, delle intermediazioni parassitarie dove un prodotto che parte, non so, faccio l'esempio del pomodoro pachino di Vittoria, che stanno tutti con l'istanza di fallimento prodotto, che parte a 50 centesimi e arriva sul nostro mercato a 4,50 euro, perché prima si è fatta una bella passeggiata a Bologna e poi ritornava nel supermercato della nostra provincia. Grazie. Anche se Cosimo, come dire, ha iniziato, io sono il presidente di Assofrutta Italia, che è una società cooperativa. È una cooperativa che ha 3.500 ettari, 140 soci, fatturiamo all'incirca 100 milioni di euro. Diciamo, una cooperativa del sud con sede legale e magazzini in Basilicata. Dopodiché siamo soci, e io sono il vicepresidente vicario, di un'unione nazionale di organizzazione di produttori, quindi una sovrastruttura che rappresenta 140 organizzazioni di produttori dal Piemonte alla Sicilia e che rappresenta la maggior parte delle organizzazioni di produttori italiane. Quindi diciamo, conosciamo il mondo del settore ortofrutticolo, ovviamente ci occupiamo solo di ortofrutta. Cosimo Durante, incontrato, mi chiede l'intervento in questa sera a Roma, ci siamo incontrati una sera, un pomeriggio a Roma, diciamo ci conosciamo da un bel po' di tempo. Effettivamente la prima volta che sono venuto qui sono andato a Leverano a parlare di organizzazione di produttori, ero il responsabile commerciale della zona cooperativa, diciamo ero un po' più giovane. Chiaramente atto dovuto a cose, perché vi dico, ecco, non so quanto tempo ho, però diciamo, uno spaccato sull'ortofrutta, sullo sviluppo e su quanto ci dobbiamo credere. Intanto il titolo, sviluppo locale e produzione di qualità. E qui faccio una prima osservazione, saluto il sindaco che non conoscevo, ho avuto modo di conoscerlo perché per fortuna purtroppo siamo arrivati un attimino prima e quindi ci siamo conosciuti. Allora, faccio prima raccontare oggi, vediamo il tipo di consumatore. È vero, c'è stato un tempo nel quale il consumatore guardava una sola cosa, il prezzo. Oggi, da questo punto di vista, non siamo più competitivi, perché le produzioni, ma qualsiasi produzione, l'Italia non è nella condizione di poter produrre a un prezzo basso. Voi perché i nostri costi sono molto elevati, voi perché la manodopera in Italia costa di più rispetto ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dove ancora oggi con $3 al giorno si riesce a pagare un operaio, quindi da quel punto di vista noi non siamo competitivi. E cosa dovremmo fare? Smettere di produrre? Assolutamente no. E allora, e qui interviene le produzioni di qualità. Il consumatore oggi, c'è una fetta che guarderà il prezzo, ma guarderà il prezzo per una questione proprio di budget familiare,
cioè chi non ha i soldi per poter comprare un prodotto di qualità non comprerà il prodotto di qualità. E allora a chi ci dobbiamo rivolgere? Ci dobbiamo rivolgere al consumatore che ha la possibilità di acquistare il prodotto e che però culturalmente nessuno gli ha mai spiegato che la qualità è un valore che va al di là della pura qualità organolettica, perché la qualità, e qui mi collego a quello che Cosimo sa fare, lo sa fare bene, lo sviluppo locale. Cioè noi quando andiamo a vendere i prodotti, non dobbiamo vendere il prodotto, dobbiamo vendere il prodotto che è collegato, quello sentirete dal dottor Salvatore Pecchia, che è il coordinatore di questa di questo ipotetico IGP sulla fragola della Basilicata. E noi su questo non ve lo raccontiamo perché l'abbiamo sentito dire. Io faccio solo un accenno, poi parlerà lui della fragola. Nel 2010 la Basilicata è arrivata a produrre 90 ettari di fragola, la quota più bassa in assoluto nella storia della Basilicata ortofrutticola. E voi sapete bene che la fascia del Metapontino è sempre stata chiamata la campagna dell'Italia e tutto il resto. Oggi siamo quasi a 1200 ettari. Quindi nel 2010 noi abbiamo ragionato esattamente come diceva il professore, il dottore, non so il titolo, e raccontava di un investimento fatto su una coltivazione ai minimi storici. Non ci credeva più nessuno, 90 ettari, la si prefragola. Oggi, dopo qualche anno, in Italia, perché è l'unico consumatore, le fragole non ce la fanno ad arrivare all'estero. Tutto il consumo delle fragole è interno. Quando si parla di fragole oggi in Italia, fate una prova, chiamate i vostri amici che vivono al di fuori del territorio, si parla di fragole della Basilicata. E allora è stata fatta un'azione, su questo noi dovremmo concentrarci ai vari livelli. Noi dobbiamo cercare di far uscire dall'anonimato le produzioni di eccellenza che abbiamo, e non ci serve il mercato internazionale di Francoforte, perché se noi abbiamo delle produzioni di qualità che vengono valorizzate addirittura, tu dicevi, del tua, solo all'interno di questa provincia, noi abbiamo degli esempi al nostro interno, all'interno della nostra cooperativa, di prodotti di eccellenza. Cito il nostro socio, Fratelli La Pietra, produce pomodorino in serra, non riesce a produrre più del consumo della Puglia e della Basilicata. Non riesce a produrre di più, eppure ha un mare di serre e fa un prodotto d'eccellenza a prezzi anche molto alti. E quindi cosa significa? Significa che noi dobbiamo credere di più nelle nostre produzioni, nelle nostre coltivazioni, nelle nostre capacità. E qui le amministrazioni ci devono, tra virgolette, venire incontro. Quindi cosa tu non hai fatto bene, hai fatto benissimo. Perché quando parliamo di sviluppo locale, lo sviluppo locale, soprattutto in una terra come quella del Salento, cosa può essere? L'industria? No, non c'è. Può essere turismo? Bene, avete già il biglietto da visita. Perché voi quando parlate di Puglia, la Puglia si vende in automatico. Quando parlate di Salento, mi piace dirlo, perché sai che, come dire, sono innamorato di questa terra, cioè, non fosse altro per il fatto che ho mia moglie che è di Copertino, quindi anche da questo, o almeno che è originario di Copertino. Voi avete fatto, dal punto di vista turistico, un qualcosa di incredibile che nessuno è riuscito a fare ad oggi in Italia. E allora bisognerebbe solo collegare questo, diciamo, questo salto di qualità che avete fatto sul turismo sulle produzioni di eccellenza, e ben vengano produzioni piccole, perché le piccole produzioni sono più gestibili. È più facile andare dalla catena, nella catena dei supermercati, e andare a dire che noi abbiamo un'uva che vale 10 euro al chilo, e non ce la potete paragonare all'uva cilena che arriva in Italia a 80 centesimi. Noi non facciamo, parlo sempre della nicchia, noi non facciamo un'uva che è destinata a tutti, ma noi facciamo un'uva che è ricca anche di tradizioni, che semmai viene raccolta dal signore anziano che conserva le sue 10 are e che tutte le mattine alle 5 si sveglia per fare. Allora bisogna riempire di contenuti che cosa io poi, come dire, mi
blocco, bisogna rendere di contenuti i prodotti. Quindi se abbiamo un prodotto d'eccellenza, noi ci dobbiamo A, crederci, B, investire. Investire su quel prodotto significa chiamare a responsabilità anche la regione Basilicata, la regione Puglia, scusate, come dire, ho deviato sulla Basilicata, la regione Puglia, dicendo che anche nei bandi la regione deve investire su queste produzioni che hanno un valore aggiunto di territorio, un valore aggiunto qualitativo, perché io non metto in dubbio. Se il professore dice che l'uva ha ottenuto il riconoscimento, quindi significa che c'è un ente terzo che ha detto che quell'uva ha una caratteristica diversa dalle altre, bene, oggi bisogna sfruttare questa cosa. E quindi venire qui in questa sala a dire che bisogna investire, perché sarebbe un peccato avere un riconoscimento e poi non avere gli ettari o non avere le produzioni. Quindi oggi il passo successivo è quello di, dopo il riconoscimento, è quello di investire sul prodotto. Come si investe sul prodotto? E qua faccio l'ultima, diciamo, dico l'ultima questione, dopodiché diciamo, passo la parola a Salvatore Pecchi che racconterà, diciamo, dell'IGP. Faccio l'ultima riflessione con un esempio. L'ultima riflessione. Dicevo 2010, fragole in Basilicata, 90 ettari, nessuno coltiva più le fragole. Per caso, un gruppo di imprenditori avveduti, insieme al pubblico avveduto, dice, ma scusate un attimo, ma se è vero che le nostre produzioni sono di alta qualità, come mai siamo arrivati solo a 90 ettari? Forse dovremmo farci un ragionamento e investire in promozione? Abbiamo immaginato la promozione, non so se qualcuno di voi ricorda Candonga di Basilicata, era una pubblicità che andò sulle reti Mediaset, quindi abbiamo, come dire, scavalcato il livello regionale, siamo andati a fare promozione di un prodotto. Da lì il consumatore ha iniziato a capire, a provare, a gustare. È chiaro che il prodotto deve essere di qualità, perché se non è di qualità il giorno dopo ti lascia, e su quello si è impostata anche una programmazione. E quindi da lì è andato pian piano un investimento. Oggi, e chiudo su questo, la Basilicata ortofrutticola viene riconosciuta per le fragole. Ma l'obiettivo non è quello di parlare solo di fragole, sempre di fragole e unicamente di fragole. No, è far passare il messaggio che l'estensione della Basilicata sta a significare che tutto ciò che viene prodotto in Basilicata ha la stessa valenza di qualità di quella fragola che i consumatori hanno già provato. Ma questa è la sfida. Noi non dobbiamo fare le cose che fanno gli altri a un prezzo più basso. Noi dobbiamo convincere il consumatore che la qualità della merce non è la sola qualità del prodotto, ma è una qualità che viene anche da un sistema di qualità dell'area, cioè della zona di produzione. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, permettetemi insomma un ringraziamento per l'invito a questa bella location e dei complimenti all'amministrazione comunale, alla Lavoro, visto che c'è il presidente che è andato via, perché l'iter del riconoscimento di un prodotto agricolo tradizionale è molto simile a quello dei cibi, quindi io so che cosa significa, dato che lo sto vivendo insomma quotidianamente. Quindi io so che cosa significa insomma, questo l'iter, il lavoro che c'è dietro, lo studio che c'è dietro. E quindi non è semplice che un'amministrazione comunale, un apologo, un gruppo di operatori locali si mettano insieme e portano a compimento questo percorso. Non è scontato. E poi noi diciamo dei tanti complimenti al GAL, perché io prima di venire non lo conoscevo, diciamo, tramite i rapporti del presidente Bradursi, che è, diciamo, sono il presidente del comitato promotore, ma sono anche la grande adesso, quindi è il mio presidente. Io
conoscevo il gruppo del consigliere locale, mi sono informato, ho visto la moglie attività che fare. Anche questo non è ascoltato dal gruppo del consigliere locale, perché noi, diciamo, anche in Basilicata ci sono i gruppi d'azione locale che lavorano, ci sono gruppi d'azione locale che lavorano bene, ci sono degli altri, insomma, che zoppicano un po', come insomma molto spesso avviene. Però questo tipo di attività di informazione e questo tipo di, insomma, di divulgazione che fanno, anche questo non è scontato, e quindi ci devono fare i complimenti al Presidente, al Direttore, insomma, a tutti gli operatori. La fragola della Basilicata, diciamo, ha un valore importante per la Basilicata, rappresenta un quarto del fatturato, cioè tutto il fatturato agricolo lucano, un quarto lo fa la fragola. Ogni giorno per la raccolta si muovono 10.000 addetti. La Basilicata, che è una regione di, insomma, di 500.000 abitanti, insomma, lascio intendere l'amore. Basti pensare che ogni, diciamo, per tutta la produzione di fragola annuale vengono versati quasi 600.000 giornali all'anno, quindi rappresenta un'economia che è strategica e fondamentale. Ci sono nuove organizzazioni di produttori in Basilicata, quindi la Basilicata da un punto di vista aggregativo è molto forte, che commercializzano fragole per un valore importante, parliamo di 130 milioni di euro. Però abbiamo deciso, diciamo, di avviare l'iter per l'IGP, lo abbiamo fatto un anno e mezzo fa, proprio oggi siamo stati, insomma, convocati dal Ministero, è stata convocata la riunione di pubblico accertamento, quindi auspichiamo che l'iter venga, diciamo, concluso, si porti a compimento entro l'anno. Però perché fare l'IGP? Diciamo, le nostre centrali di committenza sono molto forti, siamo riconosciuti sul mercato, il nostro valore, perché l'abbiamo scritto nelle relazioni, le nostre fragole vengono pagate più del 30% rispetto alla fragola tradizionale. Perché l'IGP? L'IGP è importante, poi mi collego ai partner, perché innanzitutto però l'Italia ha una quota di fragole da importa, diciamo, importa circa 80 milioni di euro, che non è un valore minimo. E molto spesso la Spagna, per esempio, in concorrenza con noi, dove i costi di produzione, lo diceva Andrea, sono molto più bassi. Quindi noi non possiamo concorrere, molto spesso ci danno problemi sui mercati. Ecco, l'indicazione geografica protetta ci dà quel valore aggiunto alla produzione che è già un valore aggiunto. E questo è un primo aspetto. Poi c'è un secondo aspetto. Ci mette nelle condizioni, anche rispetto alla riforma, diciamo, delle produzioni certificate che ha emanato poco tempo fa dell'Unione Europea, ci mette nelle condizioni di tutelarci da un punto di vista, rispetto a quella che è la concorrenza sleale, diciamo, avere un riconoscimento europeo di un prodotto, piuttosto che anche nazionale, insomma, mette nelle condizioni, diciamo, di tutelarsi. E poi c'è anche un altro aspetto, e qui arriviamo ai fatti. Questa è una terra baciata, questa è una terra, diciamo, baciata dal sole, baciata dalla vetta, insomma. Siete famosi, no? Anche noi molto spesso veniamo in vacanza qui, quindi. E molte delle nostre conoscenze, diciamo, dei nostri rapporti lavorativi che sono extra regionali durante l'estate, vengono in vacanza. Quindi voi avete già, siete già affermati dal punto di vista turistico. Vi do un dato, però. Questo è un dato, diciamo, io e abbiamo fatto un intervento alla BIT di Milano, siamo stati, insomma, con i porti lì. Circa 6 milioni di italiani si muovono ogni anno, diciamo, lo spostamento è legato al turismo enogastronomico, 6 milioni di italiani, e il 75% dei movimenti, è stato studiato, dei movimenti che ci sono legati al turismo enogastronomico. Io stesso, quando, diciamo, vado in vacanza, la prima cosa che faccio, proprio in maniera automatica, vedo quelle che sono le eccellenze del territorio, anche all'estero piuttosto che in Italia, qual è la, diciamo, la specializzazione dal punto di vista enogastronomico. Quindi il fatto che un prodotto agricolo tradizionale sia legato al territorio, sia legato a una storia, sia legato a una tradizione, sia legato a una riconoscibilità, vi mette nelle condizioni di rafforzare quello che è il sistema turistico, il sistema, diciamo, agroalimentare del posto. E non è detto che bisogna fare per forza gli enteri o per forza i volumi, perché per esempio, porto sempre ad esempio, mi capita, quelle che sono per esempio le produzioni dei limoni in costiera, parliamo di piccoli appezzamenti, oltre, diciamo, a fare un lavoro di promozione molto
capo, insomma, Andrea, come diceva il vicepresidente, di un consorzio di organizzazioni di produttori, dove ci sono anche le organizzazioni di produttori della costiera, con i gruppi di azione locale, ecco perché è importante l'aggregazione, dicevo, con i gruppi di azione locale hanno sviluppato quello che è il turismo enogastronomico negli appezzamenti, nei terrazzamenti che danno, diciamo, sul golfo, insomma, di costiera amalfitana, e quindi si è creato un turismo che va oltre il mare. Quindi ci sono molte, diciamo, organizzano proprio tour e percorsi all'interno dei terrazzamenti. Oppure, diciamo, abbiamo avuto la possibilità di interfacciarci con l'organizzazione di produttori siciliani, per esempio c'è il consorzio dell'Arancia Rossa di Sicilia. Loro hanno, diciamo, nella reale di produzione, dove il carico, diciamo, disciplinare, hanno fatto questi percorsi all'interno degli arancini, dove raccontano la storia siciliana, la storia, diciamo, araba, insomma, delle colonizzazioni arabe, legata a quello che, insomma, poi sono le produzioni di eccellenza del territorio. Oppure l'esempio più famoso è la Melinda. Voi avete visto molto spesso che capita che in Trentino Alto Adige si va nelle miniere all'interno della montagna dove vengono conservate le mele. Lì io personalmente nel 2020 sono andato in vacanza in Trentino e sono andato a vedere, diciamo, quel tipo di conservazione che fanno, creando, diciamo, un tour all'interno della montagna e della miniera che poi è stata, diciamo, ricavata, diciamo, cancellata il frigorifero e tutta la montagna. E dicevo, non conta molto spesso le superfici, perché per esempio c'è la lenticchia IGP di Castelluccio dove non ci sono le miniere, cioè il volume di affari della lenticchia, diciamo, IGP Castelluccio di oggi non è grandissimo, parliamo di scarso 300 euro, diciamo, però per una reale produzione che è molto ampia, quindi non so. Però lì, che lì avete visto, insomma, si crea un turismo esperienziale, perché vanno a fare, diciamo, i tour quando la lenticchia in fiore, insomma, i panorami colorati, quindi, siccome, diciamo, l'uva in questo caso viene raccolto proprio a pennello durante la stagione turistica, diciamo, quindi nel pieno della stagione. Questo è un lavoro che si può fare, però per poterlo fare si parte sempre, diciamo, da tre aspetti che certamente sono importanti, che poi sono i dettagli che ci dà sempre l'Unione Europea, anche quando ha scritto la politica agraria comune, insomma, il nuovo complemento di sviluppo urbano. Certamente la sostenibilità ambientale e la sostenibilità economica, perché devono fare per forza il paio. Qualità di pari passo con tipicità. Prima, il concetto di qualità era legato a un prodotto che esteticamente è bello, la mela è bella, quello è un prodotto di qualità. Non è detto che quello è un prodotto di qualità. Un prodotto di qualità può essere un prodotto anche con il valide. E poi però bisogna partire sempre da un presupposto, e questo lo lancio, diciamo, come suggerimento rispetto a quella che è anche la mia esperienza, che è l'aggregazione. Quando il comparto lucano ha fatto veramente aggregazione, quindi quando tutti gli operatori si sono messi intorno a un tavolo e hanno deciso di fare la vera cooperazione, possiamo quasi dire che abbiamo portato il risultato a casa dell'IGP. Quando ci sono, diciamo, momenti di non collaborazione, se poca sinergia, permettetelo, non si va da nessuna parte. Quando si parla di cooperazione, non si parla solo di cooperazione tra, diciamo, gli operatori. La mia esperienza cade bene, perché io lavoro per un'organizzazione di produttori dove 140 aziende si sono messe insieme e hanno fatto un'organizzazione di produttori, si approcciano sul mercato, cercano di abbassare i costi correnti di produzione, senza prescindere da quelle che sono le innovazioni. Però quando si parla di cooperazione, si parla di cooperazione tra tutti gli attori della filiera. Il comune, De Provoco, la prima volta che sento, veramente la prima volta che sento che la Provoco è stata, diciamo, anche con gli esperti, con i tecnici, che si è attivata in maniera così forte per il riconoscimento di un prodotto agricolo tradizionale. Cioè, molto spesso a me capita di incontrare dei prologo che cercano di fare la DECO, che è la denominazione di origine comunale, dove l'iter, insomma, è a livello comunale, come fritto e mangiato in casa. Ecco, è la prima volta che capita di sentire una prologo che si sia attivata così. Cooperazione tra i gruppi di azione locale, perché, diciamo, loro parlavamo prima, insomma, con i funzionari del GAL, molto spesso, diciamo, come potete trattare quelli che sono i prodotti, insomma, dell'allegato 1, cosa che sono i prodotti agricoli, la materia prima, no, però possono fare azioni di animazione, quindi questa cosa è importante. Bisogna farlo con la ricerca, perché quando si
si fa sinergia, quando si fa ricerca, quando si creano, diciamo, delle situazioni ottimali, paralizzo, probabilmente il problema del raghi che aderisce si può risolvere. Però se non si fa la ricerca, non perde niente lo raghi che aderisce. Però se non si fa la ricerca e se non si fa l'aggregazione vera, non si può fare neanche la ricerca, perché comunque la ricerca presuppone dei costi, la ricerca non si fa così. E quindi anche, diciamo, davanti scientifica all'università e le istituzioni, perché poi le istituzioni devono affiancare un percorso, ci devono stare, poi siamo stati affiancati per quanto riguarda l'indicazione geografica protetta, se vogliono dalla regione Basilicata, insomma ci hanno messo a disposizione quelli che sono stati, insomma, le eccellenze diciamo che sono le eccellenze, insomma, della regione da un punto di vista, diciamo, anche divulgativo, piuttosto che conoscitivo, ci hanno messo a disposizione, si è interfacciato, diciamo, anche con l'università, insomma, siamo stati supportati. Quindi, diciamo, l'augurio è che possiamo lavorare, diciamo, dopo essere più strutturati ancora più, a quelle che possono essere certificazioni, diciamo, non superiori, ma più conosciute, che danno ancora più un valore aggiunto. Perché io penso che i presupposti ci sono, però per poter fare questo, ovviamente, diciamo, bisogna fare aggregazione, bisogna fare sistema, bisogna fare volume, bisogna fare massa critica, per sfruttare anche quelle che sono poi le opportunità che vengono messe in campo dalla regione, dal complemento di sviluppo rurale, dal ministero che, diciamo, adesso ha emanato un bando per quanto concerne, insomma, i finanziamenti a quelli che sono i prodotti, insomma, riconosciuti, e quelle che sono anche le opportunità che mette in campo l'Unione Europea. L'Unione Europea, per esempio, ogni triennio mette in campo delle opportunità per poter, diciamo, promuovere quelli che sono i prodotti riconosciuti e che poi possono essere, diciamo, valorizzati. Però se non si fa massa critica, ovviamente, diciamo, tutto lascia il tempo che vuole. Grazie. Grazie a lei, dottore. Vabbè, allora noi credo che continuare a affrontare le principali temi che siamo presenti. Vediamo se ci sono se c'è qualche intervento, se c'è qualche domanda, se c'è qualche contributo che voi volete darci. Io, visto che sono stato chiamato in causa dal presidente, volevo solo ringraziare il presidente, ma volevo tornare un attimo sul tema del FAT per mettere in evidenza l'informazione. Cioè, quando si promuove un prodotto si deve partire dal basso, e cioè dal basso significa dalla popolazione, significa dalla scuola, come nel mio caso. Cioè, aver creato un evento all'interno di una scuola significa far parlare dei PAT a 15 anni, gli allievi a 16 anni, e quindi portano l'esperienza e portano l'informazione nelle loro famiglie, e quindi diciamo che esiste l'effetto domino. Se non si inizia a parlare nelle scuole, questo per esempio per il comune di Carmiano potrebbe essere un assist. E cioè far parlare dei PAT nelle scuole, e in particolare del PAT dell'uva cardinale nelle scuole, significa preparare le nuove generazioni al consumo e alla divulgazione del prodotto stesso. Poi volevo dare un mio, mi sento vicino, e ho partecipato anche per quello, perché proprio da lì, da quella storia, insomma, poi ho conosciuto Guagnano, il sindaco, la manifestazione dove ho partecipato come chef insieme al Massimo, ho partecipato a questo evento e ho potuto conoscere il territorio di Guagnano, eccezionale, non lo conoscevo. E di conseguenza mi sento vicino proprio perché è partito da quel contenitore, ma mi sento vicino anche per un altro motivo, perché il cibo ha la capacità di far riemergere ricordi e affetti, soprattutto il cibo delle feste. Dopodomani a San Cassiano a parlare proprio di questo argomento.
argomento il cibo delle feste. L'uva cardinal per la mia famiglia rappresentava una parte del cibo delle feste. E io ricordo, cioè l'uva cardinal ha fatto riemergere un ricordo eccezionale, cioè quella di mio padre che arrivava con un cesto di uva cardinal che sembrava il tesoro in quel momento, e di conseguenza il cibo e l'uva cardinal in questo caso a me ha fatto riemergere ricordi bellissimi, e questo deve succedere, cioè deve procurare emozioni. Poi volevo legarmi un attimo a quello che ha sostenuto il dottore che viene dalla Basilicata. Noi abbiamo una fortuna, cioè quella di far conoscere il prodotto attraverso il turismo, attraverso la gente che frequenta. Quello è il miglior vettore di consumo del prodotto ed è il miglior vettore per la conoscenza fuori. Terzo, e chiudo e non annoio più, oltre all'uva cardinal bisogna creare prodotti alternativi all'uva cardinal, cioè di trasformazione. Penso per esempio alla riduzione, come ne parlavo prima con il dottore Vassofrui, riduzione da mettere nelle carni, cioè, e quindi prodotti di dove non possiamo conservare il prodotto, creare un'alternativa, una grappa di uva cardinal, penso alla grappa, penso alle marmellate, penso, e quindi il Gallo dovrebbe investire e promuovere con queste azioni anche la creazione di piccoli laboratori che intervengono a produrre questi sottoprodotti dell'uva cardinal. In questo modo abbiamo l'uva cardinal per tutto l'anno, cioè con la conservazione del prodotto. Grazie. Grazie. Volevo dare solo un lo stesso, se no di qua. Marcello, meglio di qua, sentiamo. Praticamente. Non riesce a fare bene le fotografie. Buonasera. Un po' difficile parlare al pubblico, però tempo, dai. Praticamente abbiamo ascoltato tutte le belle parole, no? Tutta teoria per lo sviluppo locale, trasformazione, bisogna valorizzare il nostro territorio, perché l'uva, no, abbiamo ascoltato tutto, è un bello prodotto. Però chi vi parla ha prodotto 500 quintali di uva cardinal, diciamo 20 anni fa, e vede, è andato sempre piacere e dispiacere. Però oltre alla teoria, la pratica che la va a fare? Dove stanno le persone che vanno ad investire per un ettaro di uva da tavola 30.000 euro per fare che cosa? Per aspettare che poi dobbiamo fare i mercati anzi di notte, di giorno, e poi nella filiera, diciamo, fitosanitaria dell'uva cardinal ci vuole pure, oltre al gruppo di persone, di produttori, ci vuole pure un gruppo di produttori addestrati alla guerra, perché in guerra siamo. Quando noi ci assentiamo un po' dalla campagna, difficile che poi arriva il prodotto con sacrifici, con tutto quello che vogliamo, poi andiamo in campagna l'indomani e c'è un minimato, tutto preciso, preciso. Praticamente chi va ad investire 30.000 euro a ettaro e poi ti devi addestrare alla guerra con un cucina da guardare il prodotto, no? Perché di questo stiamo parlando, sviluppo locale, tutte queste belle parole, tutte queste cose. E poi in questi giorni, cari signori, come voi sapete, credo che l'avete saputo dai giornali, stiamo assistendo a un saccheggio del territorio stesso, un saccheggio, perché non se ne frega niente a nessuno. Noi sono venuti in campagna, ci tagliano le file, le spalliere, quando ti hanno distrutto un ettaro di vigneto, quando ti distruggono un ettaro di vigneto, per rubare, loro prendono 1.000 euro, sì e no, 500 euro di pali, perché stanno rubando i pali in ferro, in qualche parola. E allora tu vai in campagna e vedi tutto devastato. Chi va a investire in campagna in queste condizioni? Voi sareste capaci di investire? Beh, lei per dire, signor Pilante, guarda, è dato sempre del tuo. Come? È dato sempre del tuo. Va bene, ci conosciamo, lo so.
Praticamente questa è la situazione. Quello che pianti, pure se parlo in dialetto, se si chiama la ruta dice così, non vuole cambiare il gioco. Allora questa è la realtà. Allora ci rendiamo conto, vogliamo prima di andare a sviluppare il territorio, che sono tutte belle idee, per carità, intendiamoci, ma lo dobbiamo prima difendere il territorio. E con chi? Con chi lo difendo io produttore, con l'Enrico Scarciglia? Siamo 5, 6, ci accogliamo, come lo difendiamo questo territorio? Qua c'è il foglioristo che hanno rubato 500 vagli, hanno distrutto un ettaro di vigneto. Per ripristinare il tutto ci vogliono 10.000 euro per ripristinare il tutto di quel vigneto, e quei 10.000 euro poi non riesci a recuperarli entro 5 anni, devi andare a lavorare gratis per 5 anni nella speranza che non si ripeta lo stesso danno, nella speranza che si ripeta quello stesso danno. Quindi signori miei, questa è la situazione. O ci impegniamo a difendere il territorio perché viene saccheggiato tutti i giorni, oppure è inutile parlare di queste cose qua. E lui, un imprenditore, un contadino o un giovane, come fa a andare ad investire 50, 30, 40 mila euro di tasca tua, che poi li prenderai se ti va bene la gelata, se ti va bene dal produttore, se ti va bene un circolo, se ti va bene la crisi di mercato. I circhi dopo il vino, la roba del vino, i circhi dopo refrigerazione, questo, quest'altro, le cantine sono tutte piene di vino e lo sapete bene. Quindi come fai uno a credere a queste fantasie? Perché fantasie sono. Poi facciamo l'esempio della lenticchia, va bene, la fragola, va bene, ma eccezione, ma questa è la situazione. Vorrei dare un contributo personale, perché io la prima volta che sono venuto qui è stato nel 1988, lo dico al Signore. Conosciamo solo Porto Cesare, ma io lo conoscevo per sentito dire. Sant'Isidoro non sapevo neanche dov'era. E quindi quando io dissi, ma come un mare così bello, cioè avete un mare, che uno spettacolo. Sa cosa mi risposero? Ma qua non viene nessuno. Ma possiamo investire noi in una terra dove non viene nessuno? Qui non vengono a mano. Oggi vorrei fare la stessa osservazione dopo 30 anni. Cioè oggi voi non riuscite, come dire, non riuscite ad avere neanche un prezzo calmierato. Cioè se vieni qua devi pagare, non pagare, strapagare, 40 euro non prevuoto. Cioè siete fuori mercato, eppure la gente viene sempre. È chiaro che se noi ragioniamo in termini di, come dire, di... ci siamo arresi. La questione della delinquenza esiste dappertutto. Investire un ettaro di fragole va dagli 80 ai 100 mila euro. Oggi ci sono ragazzi in Basilicata che investono 80-100 mila euro. Poi chi taglierà il tendone con le uve a Pirene? E qui non 10 mila euro, che sarebbe un sogno a chi gli tagliano il tendone. È chiaro che se c'è bisogno di un grido d'allarme, e quindi alle amministrazioni per dire, oh guardate che qui c'è un imprenditore che dice che vanno tagliando i tendoni, è chiaro che deve fare gruppo, il territorio deve fare gruppo. Ma io la cosa che, come dire, non accetto è quella della rassegnazione storica dell'essere del sud. Qui non si può fare perché siamo del sud. E poi gli olandesi fanno il pomodoro sotto le serre, senza sole, e lo vendono a noi e noi lo andiamo a comprare. E allora dico io, ma ci manca qualcosa? Secondo me non ci manca nulla. Il tema è che ci dobbiamo credere, poi non ci saranno le capacità, sono d'accordo, non siamo in grado, come diceva Salvatore, non siamo in grado di stare insieme, sono anche qui d'accordo. E allora investiamo sulle cose che si possono fare, perché necessariamente dobbiamo fare centinaia di migliaia di tonnellate di prodotto. Però se siamo convinti che è un buon prodotto, chiamiamo tutti a raccolta. Il pessimismo storico del sud, lo dico da sudista, che ricopre come dire, un ruolo nazionale e che ho a che fare tutti i giorni con i veneti, con i piemontesi, con gente, lo dico al sud, e spero che nessuno abbia le forze.
con gente, noi non abbiamo nulla da invidiare a quella persona, noi siamo più testardi, siamo più capaci e poi abbiamo un vantaggio, noi abbiamo dei terreni e un microclima che loro se lo sognano. Allora non capisco perché dobbiamo partire prevenuti, sono belle parole. No, perché dietro le belle parole, mi permetto di dire, ci possono essere dei fatti. Lo diceva Cosimo, 30 anni fa, no, quasi 30 anni fa, abbiamo incontrato una cooperativa dove all'interno di soci erano tutti pessimisti, facevano fiori se non ricordo male. A un certo punto gli abbiamo detto, ma scusate un attimo, ma perché non affrontate, c'è la possibilità, fate questo? Penso che esista ancora, con un risultato anche decente. Milioni di fatturati. Con milioni di fatturati. Allora dobbiamo crederci. Io sono d'accordo, tra virgolette, ti capisco. Perché questo è il pessimismo che ma non è storicamente... è realtà. No, la realtà è fino a quando... Ma lei è produttore? Sì. Sì, e sono produttore, sai di cosa? Anche di olive, che un prodotto... Che già cambia. No, non cambia, perché mentre tu ce l'hai valorizzato, per metto ad altri del tu, ne sarebbe valorizzato attraverso una serie di meccanismi, in Basilicata purtroppo no. E dove anche lì c'è bisogno di fare veramente un bel lavoro e bisogna investire. Cosa dovremmo dire? Anche noi vabbè, ma non siamo capaci di farlo? Allora bisogna trovare la linea. Poi ci manca la sicurezza, il territorio non è sicuro. Ma è sicurezza di cosa? Nel Piemonte, nella Lombardia, nel Veneto, sono tranquilli, lasciano pure i trattori in campagna, se noi lasciamo la bicicletta... E quindi dire che non è vero, non è vero, non è vero, perché come c'è la criminalità qui, c'è in Basilicata, in Calabria, in Sicilia... Valli a parlare con i siciliani, mi senti dire. Nel nord della Puglia... Quindi ci sono questo qua. Il tema vero è che se l'approccio è ok, possiamo guardare al futuro, ben bene. Altrimenti ci dobbiamo assegnare di cosa viviamo? Di null'altro. Solo di turismo, 3 mesi, dopo di che arriverci. Ecco perché siamo fortemente convinti, cioè almeno noi, lo diciamo perché lo siamo fortemente convinti che abbiamo una Maserati in mano e però purtroppo guidiamo una 500. Grazie, secondo me dobbiamo distinguere un attimo le tre questioni. Marcello tra l'altro è un produttore ma è anche un carissimo amico, è una delle persone, diciamo, una persona molto vicina anche a questa amministrazione, quindi però capisco il disappunto e il problema di questi giorni. Questo non è un territorio, perché anche quello guaglianese particolarmente toccato dalla criminalità, quindi stiamo attenti ai messaggi che facciamo passare, altrimenti ci confondiamo. È un territorio in cui nelle ultime settimane ci sono fenomeni per i quali il sindaco ha già contatti con gli organi deputati e le autorità deputate che stanno lavorando a individuare chi in questi giorni, questi ultimi 30 giorni, non parliamo di qui, gli agricoltori stanno subendo questi rifugi, e questo appartiene, diciamo, a un momento contingente molto doloroso e difficoltoso su cui si sta lavorando. Ovviamente quando si lavora in questo senso, io sono dall'altro anche io, diciamo, professionalmente coinvolto, è chiaro che ci vuole anche cautela e lavorare anche un po', come dire, nell'ombra per arrivare al risultato. Però io prendo spunto dal ragionamento di Marcello, che dall'altro è uno che coltiva ettari e ettari di romano, quindi come fa a dire che non ci crede? Che se è uno di quelli che sta dando da anni prestigio al territorio e sta creando le terre del romano, quindi è chiaro che, diciamo, nel suo intervento c'è il disappunto forte, contingente, ma è anche una persona che crede fortemente in questo territorio e lo conosciamo tutti. Io però parto da quello spunto per dirmi particolarmente orgoglioso di guidare un'amministrazione giovane, sono quasi tutti più giovani di me, che invece, partendo da un punto di partenza così penalizzante, dice no, io ci credo, perché invertiamo la tendenza, perché l'uva cardina a cui faceva particolarmente riferimento Marcello è quella delle grandi produzioni, oggi non può tornare più e probabilmente, non dico che non servirebbe più, ma bisogna seguire un'altra strada, che è quella della produzione minore, ma dell'alta qualità e dell'alta promozione. Se tu promuovi un territorio, e questo spetta innanzitutto alle amministrazioni locali,
poi le prologo, poi tutto quanto, ma le amministrazioni locali se fanno da pungolo e da, no, e da collante con la Regione Puglia, con i ministeri, mettono in campo risorse, no, credendoci. Quindi è chiaro che il nostro ragionamento è un ragionamento che inverte ciò che dice Marcello, no? Ci crediamo fortemente, altro che poesia, questa non è poesia, perché queste esperienze che stasera ci avete raccontato, e io vi ringrazio fortemente perché stasera ci avete portato dalla Basilicata, ma ce ne sono anche in Puglia di esperienze così, ci avete portato esperienze vere che hanno invertito la tendenza, credendoci, ma essendo persone serie, perché si lavora innanzitutto in sinergia insieme, e poi ci sono i momenti iniziali in cui qualche passo ci deve credere. Oggi è un'amministrazione locale, domani sarà un'associazione, domani sarà un privato, quello che è stato Cosimo Taurino tanti anni fa in questo territorio. Ma chi ci credeva nell'imbottigliamento? Chi ci credeva? Non ci credeva nessuno, perché noi abbiamo questo atteggiamento da sud vittima che non ci può stare più. Non ci dobbiamo ribellare in questo senso, capendo le difficoltà a accedere alle persone, non è che non le capiamo. Però è chiaro che le nuove generazioni non possono appiattirsi a un ragionamento del genere, altrimenti non c'è speranza in questo periodo. E invece c'è la speranza, investendo seriamente su quello che abbiamo, che non è poco, perché quando vengono da fuori vogliono il territorio e vogliono quello che si mangia e si beve nel territorio. Il mare è solo un aspetto. Ma ti posso garantire, Marcello, che la gente ci deve trovare per quello che tu coltivi, per il paesaggio che tu costruisci togliendo quei pezzi di terreno ad altro, all'abbandono, e quindi tutto ciò crea sistema, ma ci dobbiamo credere. Poi le difficoltà contingenti, e questo dei furti è una difficoltà contingente sulla quale ti posso garantire che da giorni si sta lavorando, non è semplice controllare un territorio così vasto quando in giro la notte o il tardo pomeriggio ci sono, quando ci va bene, 2-3 volanti, 2-3 gazzelle dei carabinieri. Quindi però ti dico che si sta lavorando. È chiaro che non è bello spaccarsi la schiena dei vigneti e poi andare lì e trovare i tagliati e i vari rubati. Io capisco tutto il vostro dispiacere, vi garantisco che le istituzioni hanno un faro puntatissimo in questi giorni da questo punto di vista. Ci vorrà ovviamente ciò che ci vorrà, e non mi spingo oltre. Però mi permetto di dirti, per il bene che ti voglio, la stima che ho per te, di dire che noi amministratori, vedo tanti giovani ragazzi appartenenti alle associazioni, a questo modo di pensare che qui non si può fare nulla, l'altro non serve a niente, noi ci opponiamo ferocemente, altrimenti andiamocene tutti al nord, andiamocene tutti all'estero. Non è così. Quando ci vengono a trovare, vedono i luoghi belli, vedono i luoghi curati, vedono la tipicità, vedono il racconto. È arrivato il nostro consigliere all'agricoltura di Montero, con il quale in questi mesi abbiamo lavorato tanto per ottenere questo riconoscimento. Marcello, da anni c'è Luca Cardinal a Guagliano, ma abbiamo atteso tanti anni per farla riconoscere a livello nazionale e regionale ufficialmente. Non è niente, ma attenzione, che tra 10 anni potrebbe essere tutto, da qualche parte devi partire, e noi siamo partiti. Poi adesso ci aspetta il lavoro più duro. Però Antonio Rizzo, che coltiva uva Cardinal e ogni anno ci permette di fare la sagra, da oggi in poi sulla sua cassetta, quando concluderemo il lavoro di prelibatizzazione, metterà uva Cardinal con un logo specifico, pazzo. Se la sua cassetta tra 2 anni, a quanto la vende la cassetta di Cardinal? A 5 euro. La venderemo a 25, non dico a 100, a 25, noi avremo già messo un tassello. Poi si va avanti. Poi Antonio Rizzo ha i suoi ragazzi, che oggi sono nei vigneti di una Cardinal, e li ringrazio, ci sono la testimonianza più bella, generatori trentenni che vanno a coltivare la Cardinal e ci credono. Noi a loro dobbiamo portare rispetto e dobbiamo dare gli strumenti che solo un'amministrazione pubblica può dare, e noi questo vogliamo fare. Grazie. Io come Marcello non sono abituato a parlare di altre persone. Comunque non sono d'accordo, ma
affascinato di quello che hai detto. Poi ti spiego il motivo perché. Perché l'ha detto all'inizio lui, il cardinal come Pat, non è necessario fare milioni di quintali, ma è necessario conservare quel prodotto, renderlo tipico e renderlo fruibile alle persone che vengono al mare, che spendono 40 euro dell'ombrellone e magari si prendono 2 chili di uva cardinal, che c'è soltanto qua, con la nostra tipicità, con la nostra con il nostro saper fare. Può essere un'opportunità di diversificare il nostro territorio. Quindi un'azienda ad oggi non si può permettere soltanto di avere, e qui mi collego con quelle aziende di Leverano, no? Non si può permettere di avere soltanto un negro amaro, ma un'azienda deve essere complessa, deve avere il negro amaro, deve avere 50 anni con la tavola di cardinal, deve avere l'accoglienza, deve produrre energia. A Leverano un'azienda media ha la serra, l'ettaro di vigneto, l'ettaro di oliveto, cioè è un'azienda dove magari in un anno il pomodoro non va bene, va bene l'uva del vino, va bene l'oliveto. Cioè deve essere le aziende come le concepiamo noi, monocultura, va bene perché comunque la base nostra è il vigneto e il negramaro, però le aziende devono anche diversificare. Nel 2024 non devono fare soltanto monoprodotto, ma devono diversificare. L'uva cardinal può essere un mezzo anche per diversificare, creare un nuovo polettico, perché non l'abbiamo visto, no? Noi produciamo tutto pure, no? Sono un produttore di uva vino abbastanza, diciamo, corposo, ecco. Sia nel fisico che nelle quantità. Però si basa soltanto sul reddito di una cultura. Non va, secondo me non va bene, ad oggi non va bene. Questa è un'opportunità che ci danno per diversificare. Diversificare non vuol dire piantare 100 ettari di buona tavola, piantare 50 ettari. Un giovane che magari comincia adesso si può piantare quelle 50 di buona tavola, come ha detto il nostro sindaco, no? Può vendere anche sulla provinciale con la cassetta con un logo. Un turista che va ad acquistare quel prodotto non è un prodotto generico, ma vede che è un prodotto tipico e che è di Guagnano e che è un marchio. Certo, all'inizio magari no, non sta parlando di esportazione, stiamo parlando di microeconomia. Microeconomia. Io non puoi riparare a chiunque perché ne non vanno altri anni. Non puoi riparare, i giovani devono capire che c'è microeconomia. Io per esempio, loro mi hanno dato l'opportunità di impiantare 2 ettari di oliveto perché la regione non me l'ha data. Perché? Perché loro investono sulla microeconomia, capito? La regione, io non voglio passare la raglia dell'oliveto, l'ho fatta con loro, me l'hanno finanziata. Quindi no, il rapporto loro a questo serve, non serve che faccio CM di 10 ettari, ma serve. Per esempio l'Antonio dice voglio un rinnovo di 50 anni cardinale. Loro danno l'opportunità di finanziare all'Antonio quelle 50 anni non la davano. Capito? Cioè, così deve essere vista. Poi abbiamo pure una ruba di rivali, ma le ruba di Barbinelle, ma le taglia delle file. Cioè, hanno giocato da voi io. Non deve succedere. Non deve succedere, ma le devo tutto tirare di qua. Però succede, è caduto pure. Scendo tutte le cose, è campanello. Però, giustamente. Questo è lo stile. No, non per difendere. Ora siamo imputati. Il consigliere di nel frattempo c'è il consigliere. Non sa. Ci stavamo aspettando. Salta a tutti e scusate il dato, ma la vita sì, la vita è rivolta verso la conoscenza sessuale, dice il signore. Chiaramente oggi c'è quello concorso per l'insegnamento e quindi non potevo, dovevo essere per forza prima. Allora quello che volevo dirvi io è farvi ricordare che cosa ha rappresentato il cardinale, il cardinale per Guagnano fino a 30 anni fa,
diciamo 30-20 anni fa. Se vi ricordate, 30 anni fa non esisteva il megamago, esisteva il cardinale. Io mi ricordo che mio padre portava l'uva da vino in cantina e non si capisce quanto lo pagavano, se vi ricordate. Se sto dicendo una fesseria qualcuno può pure no, dire che sto dicendo una fesseria. Mi ricordo che si viveva, no, soprattutto di cardinale, perché il cardinale era la risorsa fondamentale di questo paese. No, e allora perché non tornare a dare un'ulteriore via d'uscita, visto che adesso sono un paio d'anni che il megamago, tra virgolette, è pure in crisi. No, perché non trovare anche un'ulteriore strada? Il cardinale rappresenta quello. Noi avevamo una fortuna immensa per il cardinale, che rappresentava una cultura di eccellenza per Bagnano, e non so per quale motivo l'abbiamo persa. Perché non ripristiniamo? Sotto l'aiuto di questa amministrazione. Cosa vuol dire? Il primo passo è stato fatto, grazie al sindaco, soprattutto. No, abbiamo fatto diventare giustamente il cardinale riconosciuto a livello nazionale. Adesso no, altri passi verranno fatti. Qual è lo scopo ultimo? Rimpiantare il cardinale. No, dare nuova vita al cardinale. Perché, scusatemi, no, cioè voglio capire una cosa. Sono 30 anni che si fa la festa dell'uva cardinale, anzi la saga dell'uva cardinale, scusate. No, che non ha un senso negli ultimi 10 anni. Perché il cardinale non c'è più. No, andare a ripristinarlo, a pendizzarlo, no, a dargli un valore specifico no, importante, no, è la prima cosa che poteva fare questa amministrazione. E che lo sta facendo? Questo non vuol dire che non cercherà di risolvere anche gli ulteriori problemi che ci saranno, perché ce ne sono tanti a livello di rottura sul territorio, no? Abbiamo visto negli ultimi anni cosa è successo con il discorso, no, Negramaro piuttosto che Primitivo. No, ma noi come amministrazione possiamo dare soltanto che cosa? Un'ulteriore via d'uscita. Stanno sempre vicino ai nostri agricoltori, perché l'obiettivo ultimo, come ho detto, è cercare di favorire il rimpianto, dando sovvenzionamenti, dando opportunità diverse anche ai giovani. No? Poi magari sono d'accordo con il discorso che ha fatto Enrico Scarcina, no, magari diversificare, magari uno ha 10 ettari di terra. Non è detto che per un male deve avere forza di scendere di Negramaro, perché se Negramaro dovesse subire, no, delle contrazioni di mercato, che succede? Ci andiamo a rotoli? Quindi avere un'alternativa diversa, no? È questo l'importante. Ed è questo che si sta cercando di fare. Poi, no, se avete suggerimenti, no, noi come amministrazione faremo tutto per accogliere tutti i suggerimenti, per far sì di far andare avanti la rottura. No, sul nostro territorio, perché il nostro territorio si vive di cultura. Vabbè, questo è quello che volevo dire. Scusatemi per il ritardo. Se noi pensiamo che per fare sviluppo dobbiamo puntare sul settore primario, perché non ci può essere uno sviluppo dal basso senza un'agricoltura. Se noi ci sforziamo di reimpiantare, di dare voce ai giovani, è chiaro che dobbiamo sfruttare il grido di Mocera, perché qua queste forme che stanno in questo momento riprendendo sul territorio, che magari realizzano quelli che pochi superstiti. Poi si fanno aggiungere anche a delle altre forme. Noi sappiamo come in alcuni territori di colpire la sirena qualcuno va a comprare a basso prezzo e magari non sono persone normali, quindi dobbiamo stare attenti. Dove non c'è la presenza di un'agricoltura fondamentale, quindi si può andare incontro solo a danno. Quindi se vogliamo dare uno sviluppo importante a questa terra, al nostro territorio, credo che l'agricoltura debba essere una cosa. Quindi ben vengano queste iniziative. Noi nella nostra programmazione punteremo molto su queste attività, l'ha detto prima il Presidente, finanziare nuove attività di impresa collegate, possiamo pensare anche a micro laboratori di comunità, possiamo pensare a tutto, perché quelli sono tutti piccoli, ma il piccolo assieme può essere importante. Quindi
dobbiamo soltanto essere attenti, arrivarci, guardiamo la presenza, una delle nostre terre rilevanti, il territorio più in alto, però sappiamo quanto sia importante per l'UBA e non solo, quindi è chiaro che dobbiamo assieme fare forza. Ora posso mantenere le conclusioni e grazie a tutti voi per la vostra presenza. Grazie direttore. È chiaro che noi partiamo proprio da quel grido d'allarme. Partiamo da quel grido di allarme perché Marcello lo conosciamo da tantissimi anni ed è un imprenditore agricolo illuminato, responsabile, e proprio grazie a quegli imprenditori si è ancora questo territorio è un presidio di salvaguardia, perché proprio messo a valore e a coltivazione ovviamente viene ad essere tutelato. Ed è chiaro sapere che tutto ciò sta avvenendo, il direttore Olla ha fatto altri esempi, sono stati fatti, e poi il motivo di quell'esempio ci ha portato anche con il bando sperimentale sulla Xylella, dove il nostro amico è stato uno di oltre 100 beneficiari, e su quello poi torneremo, perché il depauperamento del territorio e soprattutto dove la maglia poterale è diventata piccola diventa un problema, perché i censi mentivali ci dicono che la maglia poterale si sta restringendo sempre di più, la frammentazione, e in quella frammentazione ovviamente si vede l'abbandono, perché qualcuno dice piccolo è bello, ma in questo caso piccolo è devastante. E da quello noi siamo partiti. Tra le tante questioni che abbiamo affrontato con l'assessore, che vi posso assicurare, non è una persona disattenta, veramente è una persona per bene, che ci tiene tanto al territorio. Io sono stato con lui, come dicevo, come l'ha detto lui, mercoledì, chiuso in una stanza a Roma per oltre un'ora e mezza prima che lui andasse al Ministero, dove fra l'altro a noi ha dato l'input in questi giorni, da telefonando proprio da Roma, per cercare di far incardinare la legge di riconoscimento per quanto riguarda i GAL come l'agenzia di sviluppo locale in tutti gli effetti, come ha fatto la Calabria tanto tempo fa, deve essere assimilati quasi a io, perché noi ovviamente abbiamo sempre condivisi i processi di programmazione con i fondi SIA, e quindi quasi come organismo intermedio addirittura potremmo ad essere annoverati. Ma poco conto se noi diventiamo agenzia di sviluppo locale se poi sul territorio non svolgiamo quell'azione che venga percepita come estremamente azione positiva a tutela, salvaguardia e messa a valore e valorizzazione del territorio per la promozione di tutto. Vedete, siamo sul territorio da oltre 26-27 anni, qui più o meno ci conosciamo quasi tutti, e c'è stato un amico che ha usato la parola diversificazione, ed è un termine che quando 20 anni fa noi l'abbiamo messa a regime nessuno ci credeva, perché tutti eravamo ancorati all'agricoltura tradizionale. Come nel 2006, quando il sottoscritto, vedo Salvatore Guerrieri, che eravamo allora consiglieri provinciali, quando nel 2006 il sottoscritto, con un'azione di scout, con il titolo numero 8, siamo andati a svolgere un'azione di promozione del nostro territorio sul Lecce 2070 in America, a New York, alla Litvitali, in un grande contenitore dove si vendevano vini, trovavamo quella Puglia solo ed esclusivamente così vino taurino con anima, e nessuno ci vedeva. Adesso c'è la battaglia per chi deve andare a correre nell'Ottocento. Sono passati 20 anni per arrivare ovviamente ai risultati di chi è stato lungimirante, eccetera. Sono passati 27 anni di quando abbiamo iniziato a usare quella parola diversificazione, che io questa sera con gioia sento da un imprenditore agricolo che la tira fuori.
Quella parola diversificazione ha portato ad un bilancio estremamente positivo di un'agricoltura che è cambiato molto, cambiato sistema, dove l'agricoltura è diventata imprenditoria agricola, l'imprenditoria agricola è diventata di turismo, turismo rurale, turismo sociale e così via. Dove siamo abbiamo cercato di legare terra e mare in un'ottica di condivisione e dove il turismo enogastronomico incomincia ad essere percepito da maggiore. Tutto questo ha un senso? Sì, certo, ha un senso. Ha un senso perché noi ci crediamo, come ci crediamo fortemente nella salvaguardia di questo territorio. Voi avete la fortuna di avere una civica amministrazione giovane e le civiche amministrazioni giovani sono quelle che portano quel valore in più perché emanano profumo di passione vera. E rispetto a quella criticità, la quale noi ovviamente siamo preoccupati, nella sfortuna siete fortunati di avere un sindaco incardinato professionalmente nelle forze dell'ordine, che fra l'altro, essendo Guagnano non territorio di credo che non sia sede di commissariato, in alcuni casi il sindaco deve essere anche le vesti, il commissario di pubblica sicurezza. Quindi su questo ovviamente bisogna riflettere. Ci sono quei fondi che l'assessore vuole regalare. Tenuto conto di questo, quando noi abbiamo detto sentiamo le nostre esperienze, il perché è stato fatto di questo riconoscimento, da dove è nato, dalla scuola, l'informazione e tutto il resto. Nell'andare a discutere, io ho un appunto qua, dove dico start-up per commercializzazione, vendita, concessione, ma soprattutto anche messa a dimora per i giovani. Ma non solo, con l'assessore si è divenuti che c'è una misura del decreto Xirella, allora messo in atto dall'allora ministra Bellanova, dove alcuni fondi devono essere gestiti dai GAL e ovviamente per i GAL dove sono interessati i territori colpiti dalla Xirella. I soldi che noi, che verranno ad essere gestiti dai GAL della Tagliata, l'ho detto all'assessore, noi vogliamo replicarlo per andare ancora di più a coprire quelle piccole sacche di maglie poderali per andare ad investire e a finanziare piccoli attrezzamenti, diversificando. Perché io sono contento che tu hai fatto l'agricoltura, però mi piacerebbe ritornare a questo territorio su un'agricoltura che ovviamente dove la pluralità delle colture fa la differenza. Il mio direttore si mette quasi a ridere quando io spesso e volentieri cito la famosa inchiesta di Acino, perché siamo andati a studiare quello che era il nostro territorio. E quando parliamo dell'inchiesta di Acini, che è stata la prima indagine sull'agricoltura del 1876 del Regno d'Italia, il comparto, o meglio, il territorio della provincia di Terra Nova, allora, non era un'agricoltura, era multiculturale. Il famoso interditario, dove in ogni appezzamento c'era dall'oliveto al vigneto, addirittura il cotone, ma non solo, faccio anche gli esempi di coltivazione di noti, i famosi cani, che con la diversificazione andavano a lavorare non per il frutto, ma bensì per la lavorazione poi del legno, essendo un legno morbido che doveva servire alla costruzione dei crocifissi nelle scuole e negli ambienti pubblici. Siamo nel 1870, questo era il nostro territorio. Poi l'avvento di uno che dicevano che è stato un grande ministro dell'agricoltura, che io invece ritengo non ritengo tale, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, il ministro Marcora, che cominciò a copiare l'agricoltura americana, cioè, e quindi la monocultura, la monocultura, le famose pannocchie, allora facciamo tutto lì. L'olivicoltura spesso e volentieri si sono stati apportati in quella maniera, con i contributi e tutto il resto, ha portato spesso e volentieri devastazione. Iniziò il famoso Settasai di Marcello, dove la messa a riposo, siamo nel 1988, con la messa a riposo della Settasai dell'Unione Europea, e cominciamo a vedere girasoli e colze e tutti i vigneti, i famosi ibridi primitivi e tutti
tutti tirati e quelle quote andavano in Altitalia. Ecco la famosa devastazione del sud. Allora raccontiamocela la storia. In questi 27 anni del gas, io ho il piacere e l'onore di essere presidente con la 27, ma 14-15 anni poi sono stato consigliere, poi ero sindaco e tutto il resto, abbiamo compreso che bisognava andare oltre l'agricoltura tradizionale e quello imposto esclusivamente dall'Unione Europea. Fermo restando che rispetto ad alcuni regolamenti dell'Unione Europea non possiamo disattendere, però dove possiamo derogare vogliamo dare dei segnali. Allora l'aggregazione di pluralità dei soggetti in questo caso fa la differenza. Non si tratta di venire qui a celebrare un riconoscimento importante quale quella parte, perché io per esempio non ho mai, neanche quando facevo il sindaco di Reverano, mi sono sempre rifiutato di fare la lieve, perché non serve a niente. Se adesso si cita Reverano in una certa maniera è perché allora una civica amministrazione giovane, che ovviamente aveva passione e tutto il resto, ha trasformato quella comunità in una comunità di valori dove effettivamente la differenza la fa il prodotto, di dove si investiva per raccontare la storia del re. Il prodotto deve raccontare la storia del territorio. Dietro l'etichetta di vino, ci dicevano nel 2006-2007 all'Italia Chamber a New York, voi dovete raccontare che cosa c'è. Noi nel premio termine del romano che adesso si chiama Are, noi non raccontiamo il vino, noi raccontiamo il vino e che cosa c'è dietro quell'etichetta.